Il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, Brando Benifei, ad Arezzo per una iniziativa del PD aretino. Tra i temi dell'incontro, oltre alla guerra in Ucraina, anche i costi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio famiglie ed imprese. Guerra in Ucraina, di cui ci stiamo ovviamente occupando in maniera molto forte a livello delle istituzioni europee, per capire non solo le azioni da intraprendere per far arrivare alla pace, per far fermare la guerra, fermare le armi, ma anche allo stesso tempo come aiutare i nostri territori, le nostre città, le nostre regioni nell'impegno, ad esempio nel sostegno ai rifugiati e anche per affrontare la grave crisi economica che ci sta colpendo in termini di inflazione, in termini di costi dell'energia. Dobbiamo fare tutto, difendere la pace e anche difendere i nostri territori, i nostri cittadini da tensioni sociali, problemi, disuguaglianze, che sono invece ciò da cui noi vogliamo proteggere la nostra cittadinanza con le nostre scelte politiche, sia a livello europeo che nazionale che anche territoriale. Dobbiamo insieme lavorare per comprendere quali possono essere le soluzioni, che non è detto che siano le soluzioni migliori possibili, perché sono comunque la soluzione migliore è sicuramente solo la pace, ma quelle necessarie in questo momento affinché i territori e le popolazioni dell'Ucraina per prima, ma anche i territori e le popolazioni, i cittadini dell'Italia possano in qualche modo uscire da questa situazione nel miglior modo possibile. È un momento molto, dicevo, delicato, un momento nel quale c'è tanta inquietudine anche tra le persone. E il nostro compito come Partito Democratico è quello, in maniera responsabile, di provare a uscire da questa crisi attraverso la diplomazia, attraverso però anche una posizione ferma contro la Russia, ma ponendoci come obiettivo il raggiungimento della pace.